Si affrontano Sim Ponte Romano e Miano per l'ultima giornata del triangolare di Coppa Abruzzo che vedeva come terza squadra il Basciano. A Sim Ponte Romano, nella gara con i cugini del Basciano, ha pareggiato per 2-2, mentre il Miano ha vinto. È forte di questo risultato, con appunto giallorossi del Basciano. Oggi deve soltanto pareggiare qui con la Sim Ponte Romano, che invece deve costretta la squadra di mister Fabrizio Troiani a vincere per passare il turno di coppa. La gara inizia con una punizione velenosa del numero 10 del Milano, Ruggeri, ben deviata in calcio d'angolo da Domenico Torrieri. Rivediamo il tuffo degno di nota. Dall'altra parte il numero 6 di casa di Emanuele prova a scaldare i guantoni di D'Archivio, che poi è bravo a fermare l'incursione di Ponziani. Qui viene fermato a tu per tu con D'Archivio Giuseppe Sorrini per una posizione di fuorigioco. Ancora di Emanuele prova a impegnare dai 25 metri D'Archivio, che agguanta in tuffo. Ottimo lo slalom di Scianitti, che viene fermato proprio al limite dell'area. Punizione battuta dal Palantrani, respinta proprio dalla barriera. Alla mezz'ora Saputelli della Sim prova un tentativo molto velleitario, ma poi con uno scambio con il numero 10 Ponziani arriva al limite dell'area. Anche qui tiro già battato. D'altra parte Miano pericoloso con Di Giacomo Antonio che tira alto. Primo tempo finisce qui. Poche le emozioni, bene per il Miano. Si inizia ancora con la solita punizione della Sim alta. Qui gran palla di Ruggeri per Manuel Ippoliti, fermato per un millimetrico offside. Bella l'azione di Fiore degli ospiti, che dopo uno slalom serve all'accorrente Scianitti. Il suo tiro finisce al lato. Buona al dodicesimo l'incursione di Giuseppe Sorrini, che rientra sul destro, serve una palla al centro, leggermente fuori misura. Buono l'invito del neoentrato Troiani per Ponziani. D'Archivio finisce fuori dall'area con la presa, punizione dal limite che però non ha sviluppi. Ancora pericoloso sulla sinistra Serrini. Giuseppe mette una buona palla in mezzo, questa volta non accorre nessuno. Dorazio, le ultime battute, si porta in avanti e non riesce a coordinarsi per centrare la porta. Di Giacomo Antonio, slalom anche per lui, steso da Stefano Di Giandomenico, secondo giallo e rosso. Sim finisce in 10. Ruggeri prova a sorprendere Torrieri Domenico, che è bravo a restare sul suo palo, ma la gara ormai si chiude perché in contropiede. Ottima l'azione del Miano che con Ruggeri chiude qui il discorso qualificazione. Riesce con un bellissimo diagonale a fulminare Domenico Torrieri. Nel finale bella la giocata di Ignazio, che però non permette alla Sim di pareggiare l'incontro. Finisce 1-0 per il Miano, che accede al prossimo turno di Coppa. Sì, siamo con Fabio Angelozzi che ringraziamo di essere arrivato ai nostri microfoni nell'immediato dopo partita di Sim Ponte Romano contro Miano, ultima gara del triangolare di Coppa Abruzzo che ha qualificato il Miano, che comunque è una squadra di categoria superiore, poi c'eravate voi e il Basciano che ve la siete contesa fino alla fine, perché oggi comunque la partita è stata molto ma molto equilibrata, alla fine avete forse spinto nel finale quel tanto che vi ha fatto un po' scoprire e prendere il gol proprio negli ultimissimi minuti. Fabio, come hai visto tu questa partita e come state voi come squadra? Siete pronti per il campionato? Sì, oggi ci abbiamo provato, diciamo, pure il caldo, non è stata una bella partita, insomma. Comunque sì, la Coppa Italia alla fine era un obiettivo che potevamo anche
non era tanto importante per noi, diciamo. Ci prepariamo per questo inizio di campionato, ma domenica prossima abbiamo subito il derby con il Basciano. Io sono un ex, diciamo, e niente. Sì, molte squadre queste partite chiaramente le considerano un po' delle amichevoli in preparazione del campionato. Voi a questo riguardo a che punto state? Siete a buon punto? Andrete a giocarvi l'inizio di campionato con una buona forma oppure avete ancora bisogno di un po' di tempo? Ma sicuramente un po' di tempo ci servirà ancora, però comunque la squadra ha risposto bene. Io comunque sono contento di stare qui. Penso che quest'anno ce la giocheremo con tutti quanti. Sì, oggi comunque avete dimostrato con una squadra di categoria superiore di non sfigurare, quindi avete dimostrato una buona solidità e un ottimo organico. Certo. Non so se stavate al completo, se mancava qualcosa. Mancavano alcuni elementi, però comunque la squadra è questa. Ti ringrazio Fabio e buon campionato. Grazie a voi e saluto tutti gli amici di Teramo Direttore. Grazie, grazie. Siamo con il forte difensore del Miano, Davide Pompili. È arrivata una vittoria, Davide, qui oggi in casa della Sim Ponte Romano. Voi siete una squadra di categoria superiore, anche se oggi devo dire comunque è stata una partita equilibrata. Loro hanno fatto la loro partita, poche occasioni da gol, contava passare il turno per voi. Sì, è stata molto dura, però abbiamo portato a casa la vittoria. C'erano molti assenti da nostra parte che recupereremo per la prossima partita, comunque è andata bene così lo stesso. Sì, la preparazione per il campionato com'è andata? A che punto arrivate a giocarvi i primi 90 minuti che contano? Eravamo partiti un po' male, diciamo. Adesso abbiamo recuperato, abbiamo preso altri 2-3 giocatori di categoria di buon livello e adesso pensiamo al Morro d'Oro. Che abbiamo la prossima partita. Obiettivi, una salvezza tranquilla? Sì, sempre salvezza, sempre solo salvezza. Ok, grazie mille Davide, grazie, buon campionato. Grazie.